Buonasera a tutti, siamo qui per l'ultimo talk. Prima cosa volevo ricordare che abbiamo fatto una mailing list smartphone liberi, questa qui, che è in sovraimpressione, quindi se qualcuno interessa, la slide verrà anche condivisa. Comunque se qualcuno interessa, insomma, è possibile condividersi idee, informazioni, curiosità, dubbi e in teoria poi si vedrà il 13 aprile ci sarà un install party, chi vuole partecipare. Ci sarà un foglio di calcolo dove ci saranno i vari modelli e vedremo insomma cosa si potrà fare. È un po' in divenire, ma verranno dati maggiori dettagli più avanti, anche e soprattutto tramite Alen. Questo solo per ricordare. Allora, oggi vediamo come installare una ROM sul telefono. Quindi tutti i comandi, i passaggi, eccetera, eccetera. Io al momento ho un OnePlus 6, forse se arriva anche Mauro avrò anche un Moto G7. Però vediamo, dovrei essere qui un po' di tempo fa, non importa. E allora, quindi, prima di fare tutto questo, siccome mi era stata fatta l'altra volta una domanda, e adesso non ricordo da chi, mi era stato chiesto, scaricando le app, ad esempio, da F-Droid, come faccio a capire, se c'è un tracciante, se è buono, se non è buono, se è malevolo o qualcosa del genere, o cose di questo tipo. E se esistesse una lista o qualche spiegazione riguardo a queste tematiche. Sul sito di Exodus, che è anche l'app che abbiamo visto negli altri talk, uno in italiano c'è questo articolo che spiega molto bene appunto i vari traccianti, come si dividono, ci sono quelli appunto di profilazione, quelli di analisi, quelli di pubblicità, quelli che servono semplicemente come segnalatori di crash per riportare i malfunzionamenti che sono molto utili. E qui c'è tutta una sorta di spiegazione molto molto semplice, anche in italiano, comprensibile a tutti. Interessante è che sempre sul sito di Exodus, ok, vediamo adesso con internet che ci assiste, c'è proprio la lista di tutti i trackers noti, esattamente da qui. E quindi se io ad esempio, perché anche Tracker Control, di cui abbiamo parlato negli altri talk, ha un tracciante che è questo qui, che si chiama Acra. Se io lo clicco, mi dice, mi spiega cos'è, e proprio qui c'è scritto Application Crash Report for Android Free and Open Source Solution. È un tracciante, sì, che serve appunto per riportare i crash agli sviluppatori affinché magari migliorino, sistemino vari bug, eccetera, però è un tracciante open source, quindi il codice è disponibile e non c'è nessun tipo di problema. In questa tornando indietro, vediamo che ci sono tutti quanti i traccianti, quelli ovviamente noti. Ad esempio, non so se noi clicchiamo, ma che ne so, questo che non so neanche cosa sia. A default non sarà qualcosa di legato alla pubblicità, come c'è anche scritto, c'è una sorta di commento e, c'è scritto, e vengono riportate anche le principali app note che lo contengono. Quindi può essere molto utile anche per farsi un'idea e capire. Perché come spiegano nel sito di Exodus, non significa che se un'app ha un tracciante allora è, tra virgolette, brutta e cattiva, oppure se ne ha zero allora è a posto. E qui insomma è possibile farsi un'idea. Se noi vediamo anche qui, forse avevo fatto qualcos'altro, vediamo. Ok, qui ad esempio ci sono, anche sempre sullo stesso sito, sempre di Exodus, che è ricco di informazioni. Ci sono tutti i trackers più diffusi, ovviamente i primi sono tutti quelli di Google Firebase, Analytics, Admob, che sono tutti a livello pubblicità, Facebook, eccetera, eccetera. E qui appunto si fa un'idea di trovato in sono 108.943 applicazioni che sono state scansionate, eccetera, eccetera. Giusto per avere un'idea e capire anche un po' meglio, insomma, è il tipo di applicazione uno usa, vede un tracciante, uno può guardare qui e anche farsi un'idea e capire meglio di cosa si sta trattando. Ok, detto questo, io volevo iniziare installando Divest. Vediamo se mi carica la pagina. Nel frattempo, vediamo, io qui si vede, no? Sì, ho il telefono che è il OnePlus 6 con installato Linux. Dopo vedremo se riusciamo a fare in tempo. Come si installa? Quindi semplicemente se io vado nel sito di Divest qui, noi vediamo che abbiamo tutti i vari dispositivi che ci interessano. Adesso io lo cerco quello che mi interessa.
Ops. Ok, eccolo qui. E io ho già scaricato tutto, come se noi vediamo qui dal terminale, qua io ho già diverse cartelle, tra cui questa è quella che adesso, al momento ci interessa, è quella con dentro tutti quanti i file che ho scaricato, che semplicemente sono questi tre che ci serviranno adesso. Quindi facendo un attimo di pulizia, così vediamo tutti. Esattamente, ho questa chiave qui che serve per le firme crittografiche e poi appunto i file che andremo a installare. Supporta anche il riblocco del bootloader, che c'è scritto working, quindi senza alcun tipo di problema. Per seguire le istruzioni, appunto, c'è scritto install method e fastboot, quindi semplicemente lo clicchiamo, adesso ce lo apre. Io, ok, vediamo, spostiamo un attimo mai la finestra. Ups, no, ok, perfetto. Allora, il primo step è quello di avere il bootloader sbloccato. In realtà io questa cosa ce l'ho già, anche perché come vediamo non c'è Android installato, ma c'è Linux e quindi per forza il bootloader l'ho sbloccato. Quindi questo passo in realtà vedremo che non ci servirà e quindi procediamo a riavviare in modalità di fast boot. Quindi basta, spegniamo il telefono. Ok, quindi nel caso del OnePlus 6, poi vediamo anche sul sito, di Line, nel sito di Line è spiegato meglio, perché mi parte così. Nel sito di Line è spiegato meglio come device per device, come entrare in modalità fast boot, come entrare in modalità recovery, eccetera, eccetera. Adesso questo vabbè, lo dico io, insomma, tasto power e volume su nel caso di questo modello. Allora, vediamo se riusciamo direttamente da qua, se no devo togliere la inquadratura, è stato veramente male. Vediamo. Ok. Questa è la modalità, non so quanto si veda, però qualcosina, vediamo mettendolo un po' così. Qualcosina. Adesso. Sì, non è semplicissimo far vedere tutto, ma cerchiamo insomma, ok, di far vedere qualcosa. E semplicemente seguiamo abbastanza pedissequamente le istruzioni che ci vengono date. In questo caso qui ci dice di farlo entrare in fast boot mode tenendo premuto appunto il tasto power off e volume su, quello che abbiamo fatto, e verificare e sbloccare il bootloader, cosa che noi in realtà abbiamo già fatto. Però semplicemente. Ah, ecco una cosa, scusate, mi sono dimenticato. Per procedere a dare questi comandi bisogna installare. Non questo, vabbè, ok, lo ce l'ho in realtà. Ah, ok, esatto. E questi pacchetti qui. Comunque è tutto scritto nelle slide, in questo caso per Debian e derivate, per altre distro, insomma, basta fare una ricerca su internet e si trova subito, insomma. Io appunto non installo nulla perché è già tutto, ho già tutto installato. Avrò anche sbagliato la password, ma non importa. Ah, perché forse. Ah, ok, ma non importa. E comunque, vediamo. E fatto questo, riavviato in modalità fast boot. La cosa più semplice da fare è scaricarsi inizialmente tutti quanti i file che lui ci dice, quindi che nel caso di OnePlus 6 sono questi tre, potrebbero essercene altri, dipende dal dispositivo, ma c'è tutto scritto. In questo caso è lo zip per la modalità fast boot, che contiene anche la recovery, il download dell'immagine in sistema contro l'applicazione, eccetera, e questa qui per la verifica delle chiavi. Ok, fatto questo, io posso dare anche il comando. Questo qui, che è molto utile da dare perché ci dà la conferma che appunto il dispositivo viene visto, viene letto dal computer in questo caso, perché se no mai non diamo comandi e siamo convinti che funzioni, non funziona niente. Beh, fatto questo, insomma, bisogna dare questo comando qui, semplicemente appunto noi leggiamo quello che c'è scritto.
che in questo caso appunto cancellerà la chiave che si è già installata. Fatto. E quindi procederemo a flashare questa, che è quella proprio di Dives che ci servirà adesso. E semplicemente possiamo fare così. Ok. Ciao. E anche in questo caso abbiamo visto tutto ok, senza alcun tipo di problema. Adesso diciamo viene la parte un po' più lunga, diciamo. E bisogna flashare questo pacchetto qui. E bisogna stare attenti che adesso va flashato, come c'è scritto proprio qui, questo. Cioè non l'altro zip, ma precisamente questo qui, che finisce con fastboot.zip, che contiene anche la recovery, altrimenti non funzionerà niente. Quindi io semplicemente lo eseguo, adesso vuole un attimo di pazienza, il telefono sembra non fare nulla, ma in realtà funzionerà tutto. E qui adesso lui flasha tutte quante le partizioni che gli servono e già possiamo vedere i passi successivi in realtà, che sono quelli di entrare in recovery e proprio installare il sistema operativo. E ci vuole sì, un pochino insomma di pazienza, ma nulla di che. E la cosa utile è che ovviamente in questo caso viene fatto tutto su OnePlus 6, però dipende da device a device, quindi ogni telefono può essere differente. C'è una domanda? Sì? Sì, poi la ripeto io perché Clapper è andato. Prima, come dato il comando fast boot device, erano comparsi due, non so se il perché sono arrivato un quarto d'ora in ritardo o Ah, che hanno ok. unito. Comparivano due device. In realtà no, ne compare solo uno. Lui ti dice questo device qui, che è il OnePlus 6, in modalità fast boot, quindi viene riconosciuto, è solo Ma... uno. È una riga. Ah, scusa, una riga, Sì, perfetto. esatto. Nulla di, nel senso, mi pare che tu l'abbia selezionato. No, c'è solo lui, non Magari devo nel caso, selezionare. tipo, se ne avessi due collegati, Non ma ho uno non mai provato a no, ma farne. non Non ho mai provato a farne più di una alla volta, onestamente. Quindi non lo so. Però immagino che tu gli dici, lui ti dirà, ok, ti dice, guarda che, ok, non so a chi devo dare le istruzioni, quindi verifichiamo. E mai ti chiederà appunto di specificare. Ci vuole sì un po' di pazienza, insomma. Purtroppo sono cose che magari ci vuole un attimo, non è proprio istantanea. Sì, no, lui sta andando avanti. Finito questo, nonostante qui ci sia scritto di riavviare il recovery, lui si riavvierà e dovremmo riavviarlo manualmente. Un po' una scocciatura, però. Ok. Qui, come vediamo, ci dà anche i secondi che ci mette, insomma, nulla di allarmante. Perché lui adesso finisce di flashare tutte le partizioni che gli servono. Nelle istruzioni, che spero che vediate qualcosa, se no devo zoomare un po', ok, c'è scritto di riavviare in recovery mode. Lui si riavvia da solo adesso, ma non si riavvia in recovery mode, parte e rimane in boot loop, perché non abbiamo flashato il sistema, quindi uno può dire, oh mio Dio, non funziona niente, in realtà basta ritornare in fast boot mode, riavviare il recovery e siamo a posto. Quindi recovery mode gli farai vedere la E cartella che prima non c'era. Cioè adesso vediamo insomma come si fa. La procedura che stiamo facendo adesso, che faremo tra un po', è abbastanza simile a quella di Lineage. Adesso vediamo esattamente il rebooting, vediamo che dall'immagine qui lui si sta avviando, cosa che in realtà non, diciamo, non è che non va bene, ma non funzionerà adesso perché il sistema operativo non l'abbiamo ancora installato, quindi semplicemente io lo stacco un secondo. Esatto, abbiamo visto già Divest, qui lo vediamo, ma non funziona. Quindi dobbiamo ritornare in fast boot mode, che è la via più semplice anche per tornare al recovery, secondo me. Molto comodo. Ok. Noi lo ricolleghiamo, altrimenti non funzionano i comandi. Possiamo già ridare il comando di prima, giusto per vedere che tutto funzioni. Perché l'hai staccato? Perché mi trovo meglio, perché se no faccio un Ah, po' fatica.
Esattamente, vediamo che lui è riconosciuto, non c'è nessun tipo di problema. Per andare in recovery mode, vediamo qua sopra, non so, no, non si vede, ok, che qui sopra c'è scritto start, quindi lui si avvia, power off, e c'è recovery, quindi io adesso schiaccio il tasto power che serve per selezionare, e lui si avvia in recovery mode. Quindi siamo nella modalità tipo di ripristino. E per muoversi nel menu, presumo... Freccia su, freccia giù. E comunque, in realtà c'è anche scritto qua. E mi pare, vediamo se c'è scritto. No, non lo scrivo. Comunque, dopo vediamo su Lineage che c'è scritto proprio passo passo. Qui è un po' sintetico, non è sempre chiarissimo, insomma. Non è proprio, diciamo, la wiki migliore che esista. Ok. Adesso siamo in recovery mode. Qui la cosa interessante è che ci permette di usare ADB, quindi flashare applicazioni, sistemi operativi, programmi, cose, perché è una recovery custom, non è quella originaria del telefono, ma è quella di Divest, che è un fork di quella di Lineage, in realtà secondo me è anche la stessa. Ok, quindi vediamo qui, lui ci dice esattamente a questo punto qua, scegliere Apply Update, che è questo, Apply from ADB, e semplicemente dare questo comando qui, che è ADB load divest, penso sia, non quello fast boot ovviamente, ma l'altro, quindi quello che finisce con il codice del device, che in questo caso è questo nome qui, ok, non stiamo prendendo niente, perfetto, diamo il comando, vediamo che c'è una percentuale, lui sta facendo qualcosa, sta verificando il pacchetto, se non è che si veda molto, però quello che riusciamo. Diciamo che se in queste fasi qualcosa va sbagliato, che il telefono si frizza, si perde tutto, si perde il telefono. No, se tu, finché tu riesci a entrare in fast boot mode, grosso modo non hai troppi problemi, perché poi, facciamo un esempio, Divest magari la versione buggata, non lo so, o hai sbagliato un comando, non hai grossi problemi. Se non entri più in fast boot mode, io inizierei a preoccuparmi, cioè nel senso bisogna andare a vedere se c'è qualche tool, come diceva l'altra volta mi pare Alain, che magari funziona, o qualcun altro, adesso non ricordo, che magari funziona solo con Windows, bisogna andare in alcune modalità, di cui non ricordo neanche il nome, che non... Si vede che in questo momento tu per sbaglio stacchi il cavo USB e prendi la capo. Se io per sbaglio adesso staccassi il cavo USB, cosa che vabbè non facciamo, perché sennò non finiamo più, non c'è nessun problema. Lui semplicemente si blocca, io ritorno in fast boot mode e riflesho, non c'è nessun tipo di problema. Sì? Adesso è proprio la ROM. Sì, esatto. Prima erano alcune immagini. Prima che eravamo in fast boot mode, che abbiamo flashato l'altro zip, lì dentro contiene alcune partizioni, tipo la partizione di boot e la recovery, ma non tutto. Qui invece contiene proprio la partizione system, dove ci sono le applicazioni, e credo anche la partizione user data, però non sono sicuro. La recovery è specifica per ogni... allora, ogni disco si sente e poi nella registrazione... Quello che dice lui no, quindi devo cercare di ripetere io. Allora, la domanda è se la recovery è specifica per ROM oppure cambia. Allora, diciamo che tendenzialmente la maggior parte delle distro, almeno quelle più diciamo usate, sono tutte fork di Lineage. E quindi usano la recovery di Lineage, come nel caso di Divest, magari cambiano un po' il colore, qualcosina, ma è quella. Una delle recovery più famose è TWRP e Orange Fox, che è un fork, che permettono di fare tante più cose. Per esempio da qui io posso lanciare questi comandi, che sono quelli che mi servono, e poco altro. Ad esempio con la TWRP posso vedere il file system, posso fare un sacco di cose in più, ho un terminale direttamente... dal telefono, voglio dire, nel senso, però diciamo che nel nostro caso non ci serve, siccome loro ti dicono usa queste recovery, si può usare anche TWRP, però in questo caso è meglio usare la loro, così si evita anche diciamo qualche tipo di problema, perché ultimamente TWRP funziona meno bene rispetto a una volta, perché mentre una volta era diverso, flashavi la recovery e poi flashavi lo zip direttamente dal telefono, adesso la procedura è un po' cambiata. Comunque lui piano piano sta andando avanti, dobbiamo solo attendere il 100%, e a un certo punto, come c'è scritto, vediamo qua, mi pare, vediamo se c'è scritto,
No, vabbè, non mi pare sia scritto. Ci farà una domanda. Ci chiederà se vogliamo riavviare di nuovo il Recovery Mode o se per installare degli add-ons. Gli add-ons sono per esempio le Google Apps. Dives non le supporta, quindi non funzioneranno. Nel nostro caso diciamo di no perché non ci interessa. Cioè, nel caso volessimo installare degli add-on aggiuntivi, come può essere Magisk per il root o può essere appunto le Google App. Dovremo dargli appunto la conferma, lui si riavvierà il recovery mode e ci permetterà di flashare gli add-ons, i pacchetti aggiuntivi, che in proprio questa domanda non si vede granché, vabbè, ci dice appunto vuoi riavviare nuovamente il recovery per installare i pacchetti addizionali? Sì, no, non facciamo no, perché non ci interessa. Posso Ok. dire una cosa? Sì. Diciamo, la ROM originale del Sì. telefono è andata persa. Allora, la domanda è se la ROM originale è andata persa. Sì, nel senso che uno, su non c'era la ROM originale, che era quella vista negli altri talk, perché c'era Linux. Però adesso se io avvio funziona, perché c'è Dives, però l'altra ROM non c'è più, è stato piallato tutto. Una cosa che mi sono dimenticato di dire è che quando sblocchiamo il bootloader col comando fastboot o mAnlock, questo qui, che vabbè, dopo lo vediamo. Si perde la garanzia e viene cancellato tutto. Quindi, quando io sblocco il bootloader, a parte per Fairphone, mi pare, e OS, ad esempio Motorola, OnePlus, eccetera, la garanzia viene persa. Quindi, uno deve valutare se. Comunque, in ogni caso, ma c'è qualche tool che mi permette di salvare da qualche parte la ROM originale se io volessi tornare Come alla backup. configurazione di fabbrica? Allora, se tu vuoi tornare alla ROM stock, vuoi dire? Sì. Ok. E per tornare alla ROM stock si può fare, è sempre un po' macchinoso, è una rottura di scatole in realtà. Bisogna però seguire la procedura del produttore, quindi devi cercare, nel mio caso, OnePlus 6, stock ROM, non lo so, AutoFlash stock ROM, e loro ti danno la specifica passo passo di cosa fare, come fare. Non sempre si trova, non sempre è proprio così semplice, a Sì. volte è molto complicato. In No. ogni caso. Tu sai che nel caso, allora, per esempio di telefoni come questo OnePlus o il Pixel, che loro semplicemente dal comando viene sbloccato, adesso non so io se in qualche modo loro riescono a capire, ma c'è un contatore qualcosa, non lo so. Però in teoria, se tu riblocchi il bootloader non c'è scritto nulla, magari c'è qualche log interno, non ti saprei dire, però così ti direi non si può sapere se l'hai fatto o meno, e non credo vanno troppo a controllare, onestamente. Nel caso, ad esempio, di Motorola o di altre marche che richiedono una conferma via mail, un codice, eccetera, quello è segnato sul dispositivo perché ti chiedono proprio il codice email del device. Quindi lì non è valido, fine. Se la domanda di prima era invece fare un back, nel senso io anni fa mi trovavo comodo perché installavo una ROM, me la configuravo, mi trovavo bene, poi avevo voglia di cambiarla, sorta di stropping, e quindi la cambiavo. Però mi era una rottura di scatole ogni volta riscaricare tutto, riconfigurare tutte le applicazioni. Tramite TWRP e alcuni programmi era possibile farsi un backup, uno zip di tutte le applicazioni e delle configurazioni. Io installavo la nuova ROM, flashavo tutto e bene o male ero a posto. Io è da un po' di anni che non uso TWRP, ma dovrebbe in teoria funzionare ancora. Però è da 2 anni, almeno che io ho visto che non è troppo aggiornata, e questa cosa. Potenzialmente si potrebbe fare anche con le recovery di Lineage, però non l'ho mai provato, quindi non so dirti. Giusto per finire a vedere che funziona, l'ultimo passaggio ci dice insomma di fare un factory reset, quindi qui semplicemente formattiamo tutto. Esatto, e poi ci dice esattamente di fare il reboot, che potrebbe volerci un po', ma non è di non preoccuparsi, insomma. In realtà dovrebbe starci veramente poco, ecco. E allora, uno dipende se è supportato. Ah sì, scusate, la domanda è se installando una ROM alternativa, in questo caso il device ritorna un po' a vivere, diciamo. Allora, dipende intanto ovviamente dall'hardware del device, perché se io ho anche un device di 15 anni fa. Sì, ok, magari si accende, ma non so quanto riesce a fare, magari chiami qualcosa. Sicuramente è un sistema più aggiornato e con prese di sicurezza migliori. Bisogna vedere appunto
se è supportato, quanto è complesso fare e quindi se ne vale la pena o meno e soprattutto quanto funziona. Perché per dirti, ho un telefono, un vecchio Lenovo del 2015 con Android 12 e funziona benissimo, cioè io potrei usarlo tranquillamente e non avrei grossi problemi. Però appunto dipende, un OnePlus 6 che è del 2018, quindi comunque sono 6 anni fa, cioè funziona benissimo senza alcun tipo di lag o problema. Se si va sui primi smartphone, secondo me un po' più di problemi, sono tanto vecchi. In realtà sugli ultimi smartphone da 5, 6, 7 anni fa, sì, ovviamente sono magari meno performanti, ma funziona benissimo senza problemi e quindi ridà effettivamente vita a un device che non sarebbe più aggiornato. E, ok, abbiamo visto che funziona, quindi abbiamo installato la ROM. Adesso, no, vabbè, io skippo tutto perché non ci interessa perdere troppo tempo a configurare questa cosa. Ok, va bene. Ok, quindi ok, e quindi abbiamo il sistema operativo, la ROM funzionante. Come prima cosa dobbiamo abilitare il debug USB. Ok, ormai ci siamo, quindi per abilitare il debug USB bisogna andare, lo rifacciamo vedere un po' meglio, nelle impostazioni. Ok, in fondo, di solito è about phone o cose del genere. Il numero di build. Allora, ci avevo provato prima e me la chiudevo ogni volta, quindi non volevo fare pasticci perché è un po' esatto, proprio per questo non volevo fare pasticci, ma te la ricondivido magari un po' chi... Oh, aspetta, facciamo così. Tanto in realtà adesso dovrebbe. Vediamo se facciamo così. Ok. Tanto adesso, ok, sì, effettivamente non ci avevo pensato come stavo a fare così. Va bene, e quindi clicchiamo 7 volte, ok, ci abilita la modalità di sviluppo, quindi system, e qui abbiamo la modalità sviluppatore, possiamo abilitare il debug USB. USB debugging, in questo caso, ok. In questo caso lo consento a questo computer sempre, perché così mi è più comodo. E una cosa strana che ho scoperto, diciamo, mi sono accorto di recente che se io qui cerco OM, quindi OM unlocking, quindi se il boot l'ho sbloccato o meno, io so che è sbloccato perché cioè, se no non avrei potuto installare la ROM. Se io clicco, non me lo trova. Io qui non so la voce. E questa cosa è un problema, nel senso che se io adesso avessi prima provato a flashare Lineage, non avrebbe funzionato. Perché dopo lo vediamo, io ho sì sbloccato il bootloader, ma se lui non rileva questo flag, mi dà fastidio e quindi alcune partizioni non mi permette di flasharle e quindi la ROM non posso installarla. Io credo sia un bug legato anche ad Android Stock, perché per esempio sul Moto G32 questa cosa io l'ho vista su alcuni device, anche un mio amico me ne aveva parlato di questa cosa. Come si fissa? In realtà non c'è un metodo ufficiale, si fanno gli aggiornamenti, poi dopo un riavvio magari compare e poi c'è. È una cosa molto aleatoria e non c'è una soluzione vera e propria. Io avevo provato anche a lasciarla accesa la notte, io qui non l'ho più vista, questa voce. E vabbè, comunque sappiamo che è sbloccato e non c'è un grosso problema. Allora, purtroppo adesso si vedrà un po' in piccolo, mi sa, vediamo cosa abbiamo fatto. Allora, qua. Vediamo se riusciamo a ingrandire, ma ho dei dubbi. Ok, noi adesso abbiamo installato Divest. Volendo potremmo usarla, è una ROM normale, cioè come usiamo, stiamo proprio normalissimo. Io adesso volevo un attimo farvi vedere anche come si installa Lineage su questo device che è molto molto semplice. Sul Motorola sarà un pochino diverso, ma magari dopo vediamo per sommi capi passaggi, non è complicato in realtà. Ma se io voglio installare appunto Lineage OS, bisogna andare sul sito, sulla loro wiki, vediamo se tanto ci carica, rimettiamo questo a schermo intero, cioè, ok, adesso sempre primo piano, vediamo cosa dimensione un po'. Ok, perfetto.
E qui sulla wiki appunto abbiamo tutti i device che sono supportati da Lineage. E giovedì mi pare è uscita anche Lineage OS 21 che è basata su Android 14, quindi la versione nuova, che è quella che installeremo noi. Qui ci sono tutti i vari dispositivi, noi adesso andiamo a quello che ci interessa, che è il OnePlus 6, che è un po' più giù. Qui c'è anche il Moto G32, un po' più sotto, un po' più sopra, insomma, comunque nella sezione Motorola. Ok, qui c'è il nostro device, sappiamo che è proprio lui. Intanto io mi sposto di cartella, perché qui appunto c'erano tutti i file che avevo già scaricato per stare prima, quelli legati ad iOS. Noi adesso ci spostiamo in un'altra cartella, che è non questa, ma questa qua. Ok, dove appunto ci sono i file che ci serviranno per installare questa ROM. Qui appunto ci sono. Io qui posso scaricare i file che mi interessano, posso già scaricarli prima, e poi c'è spiegato come si installa, appunto seguendo semplicemente questa guida, installazione. E ci spiega anche come entrare in recovery, insomma, è tutto spiegato passo passo, fatto veramente bene, la wiki è più facile, proprio spiegato tutto passo passo. Infatti, come prima cosa ci dicono insomma di essere sicuri di aver installato DB Fastboot, noi lo sappiamo che funziona, di aver abilitato il debug USB, cosa che abbiamo già fatto. E ci dicono qua una cosa molto importante nel caso di OnePlus, stare molto attenti che siccome è basata sull'ultima ROM ufficiale disponibile, che il firmware è basato su Android 11, quella la Oxygen OS di OnePlus, di avere questo firmware qui. Se non c'è questo firmware, no, è in carica, questo qui è la CPU. Allora mi sono perso, non mi ricordo dove ero. Ah, ok, e quindi lui ci dice specificatamente che bisogna prima aver installato Android, il firmware di Android 11, altrimenti potrebbero esserci dei problemi. E tornando al discorso di prima, nel frattempo io riavvio in Fastboot Mode perché adesso qua non ci serve. Il problema che adesso io ho, che avevo prima e che quindi non abbiamo, adesso mai si avvia, e non abbiamo installato subito Lineage, che in realtà era più semplice, no, è che non avrebbe funzionato perché essendoci sopra Linux, e non rileva il firmware corretto, quindi non funzionava. Adesso con Dives funziona tutto, ok. Noi siamo di nuovo in modalità di fastboot. Perfetto. Vediamo anche magari di zoomare un po'. Ok. Qui semplicemente, insomma, ci dice stare attenzione, ma benissimo. Ok, qui appunto ci ricorda di attenzione di avere il firmware corretto, noi questa cosa qui la saltiamo perché siamo a posto. Anche qui ci dice come riavviare in modalità di fastboot tramite questo semplice comando qui e di verificare appunto che la modalità che il device venga riconosciuto. E quindi fatto, non c'è nessun problema. Qui lui ci dice di sbloccare il bootloader. Qui è la, diciamo, procedura che cambia da device a device. Per chi ha DNP Motorola bisogna richiedere un codice, è un po' più macchinoso. Con altri marchi è veramente una rottura. In questo caso è un comando semplice, semplice. Io lo posso anche lanciare, lui mi dirà: ah, fallito, perché? Perché è già sbloccato. È vero che è già sbloccato, ma Fastboot, mi pare fosse così il comando. No, non mi ricordo, vabbè, non importa. Non so me lo ricordo, se no non è un problema. No, non me lo ricordo, vabbè. Ah, sì. Flashing, mi pare. Esatto. Se io do questo comando qui, lui mi fallisce e mi dice che in realtà sono già sbloccate queste partizioni critiche, ma in realtà non è vero. Non mi ricordo adesso il comando a memoria, magari dopo me lo guardo perché non me lo ricordo. In realtà queste partizioni critiche, appunto perché
manca quel flag che lui non vede, non gli piace, quindi se io le flag, avessi provato prima a fare line non avrebbe funzionato. Adesso funzionerà tutto. Quindi vediamo, là, puliamo un po' di cose, andiamo avanti. Ok, quindi noi abbiamo il dispositivo sbloccato e quindi ripeto che viene persa la garanzia e viene formattato il device, quindi tutto quello che c'è, se non c'è un backup, viene perso. Andiamo allo step successivo, lui ci dice appunto di riconnetterlo al PC. Il device al computer, di avviare in fastboot mode, di verificare di nuovo e come vediamo appunto ripetono le cose ma proprio passo passo, quindi per evitare qualsiasi tipo di problema e poi semplicemente di flashare questo. Quindi ci vorrà un secondino, ma in teoria non tanto. Ok, fatto questo ci dice di riavviare il recovery, che come vedremo non sarà arancione ma sarà viola, ma a parte quello contiene la partizione di boot e anche la recovery questa, che adesso vediamo. Sì. No, non è la recovery di prima, quella di prima era la recovery di Divest, che in realtà, vediamo la grafica non cambia niente, è la stessa, cambia solo il colore, però comunque entriamo in recovery mode, che da qui è molto comodo. Vediamo se funziona. Ci vuole un pochino, quindi questo. Ok, siamo nella recovery di Lineage, che non so quanto si capisca, ma è un violaceo, ma in realtà sono le stesse impostazioni uguali, identica. In questo caso non si vede, ma vi sta segnando che siamo sullo slot A. Quindi se vi ricordate dalla volta scorsa, da 2 volte scorse, ci sono 2 slot A e B, lui non è che pienamente non supporta pienamente questa cosa, quindi non permette il dual boot e altre cose. In device più nuovi è possibile, cosa che avevo detto l'altra volta che non era vero, ma in realtà si può fare, installare Linux e Android. Quindi in uno slot installi Linux e nell'altro installi Android. Con gli aggiornamenti non so cosa succede se viene sovrascritto, non ho provato, quindi non lo so, però è possibile farlo. Vabbè, fatto questo, andiamo allo step successivo e qua ci dice cosa dobbiamo installare dalla recovery. Quindi, come entrare in recovery, se anche in modalità manuale, diciamo, quindi volume giù più power, insomma, e quindi fare un factory reset format data. Quindi semplicemente vado qui e faccio factory reset. Se io adesso provassi a avviare, non funzionerebbe nulla. Ok. Fatto questo, lui ci dice di tornare indietro, di andare in Apply Update, Apply from DB, e in questo caso noi dobbiamo flashare lo zip, questo qui, quello di Lineage, che io ovviamente ho già scaricato prima, ma giusto per brevità. DB, sì, ci vuole un pochino, e lui ci dice anche qui, che qua giù in verde ci dice se si blocca al 47% e poi ti dice fallito, successo, di non preoccuparsi che è normale. Okay? No, perché magari uno giustamente dice, oh mio Dio, non funziona, in realtà penso sia, boh, non so, qualche bug, qualcosa di traduzione, ma in realtà funziona, cioè non è un grosso problema. Adesso ci vorrà un po', arriverà al 47%, si bloccherà e a un certo punto ci proporrà lo stesso pop-up di quello di Dives, quindi ci chiederà, vuoi installare degli add-on aggiuntivi? Sì o no, come le Google Apps, io non le ho scaricate perché non ci interessano e quindi posso non flasharle. Se volessi farlo, le avrei dovute scaricare e mentre fa, io mi trovo bene, cioè mi trovavo più che altro bene. Se uno vuole usare le Google Apps, sa usare queste. Sono le Nick Gaps, che sono molto comode perché, al contrario di vari pacchetti, permettono di dividere in base alle cose che ci servono. Quindi abbiamo la versione core, che è quella che pesa meno, che si installa solo il Google Play Store e i Play Services, proprio la cosa minima e indispensabile. Oppure se io volessi qualcosa in più, perché magari mi serve e lo uso già, così ce l'ho di sistema, ad esempio tipo l'orologio, il benessere digitale, il dialer telefonico, eccetera, posso stare alla Basic, che ovviamente pesa di più e ha più applicazioni, oppure andare in su aumentando il peso fino a avere la full che mi installa un sacco di cose. E qui è tutto spiegato, insomma, sul loro sito.
È molto molto facile. Semplicemente si carica lo zip e quando ci farà la domanda noi diciamo lui ci chiederà vuoi riavviare la recovery per flashare degli add-on aggiuntivi? Sì. E poi daremo lo stesso comando a db-sideload e il file.zip e fatto, cioè semplicemente tutto qui. Adesso lì ci sta un pochino, ci vuole un po' di pazienza. Allora, VMB Meta c'entra con le chiavi crittografiche per il bootloader, mi pare. E DTB, no, perché lui non mi dice di usarle, quindi io l'ho scaricata perché lui te le proponeva, ma non ci dice di usarle, quindi non c'è problema. Le partizioni vengono, il device è crittografato, la crittografia sì, è supportata. Infatti, se io dopo lo collego al dispositivo da spento, cioè nel senso non sbloccato, non mi fa vedere il file system. Per vedere il file system devo sbloccarlo. Allora, vediamo intanto come finisce. Ok, il DTBO dovrebbero essere, se non mi ricordo male, sono delle aggiunte hardware che vengono fatte dal produttore, quindi comunque qualcosa legato, ma lui non ci dice di flashearlo, quindi noi dobbiamo seguire quello che ci dicono loro. Potrei anche flashearlo, ma... Ok, nonostante abbiamo visto che ci ha dato l'errore, che però ci diceva, ok, ci può essere un problema, ma tranquillo, non preoccuparti, infatti funziona. Adesso lui ci chiede, vuoi installare degli add-on aggiuntivi? In questo caso no. Noi diciamo no. E lui ha finito. Torniamo nella wiki. Ok. Quindi possiamo passare allo step successivo. Sì, ovviamente vado un po' di fretta, perché così facciamo vedere più cose. Però uno se lo legge bene e non ci sono grossi problemi. Vogliamo installare add-on? No, nessuno. Quindi andiamo nell'ultimo step. E lui ci dice, ah, abbiamo fatto tutto, possiamo riavviare il sistema. Quindi semplicemente faccio reboot. Ci vorrà un pochino. E adesso non ci sarà più Divest, ma vediamo se qua si vede, magari ecco, non possiamo entrare anche a schermo intero adesso che i comandi non ci sono, ok, e verrà avviata teoricamente Lineage, vediamo quando parte. Sì, nel caso ok ci fosse qualche problema, basta riflessare tutto, che magari uno può aver sbagliato un comando, magari ha staccato il cavo, sì, di solito possono essere quelli i problemi, però finché si va in fast boot mode e il dispositivo è sbloccato, non c'è alcun tipo di problema. Ok, vediamo che il logo è cambiato, infatti questo è il nuovo logo di Lineage, perché la versione nuova, la 21, è stata rilasciata qualche giorno fa, non mi ricordo se giovedì o non mi ricordo, comunque, o sabato forse, non mi ricordo. E quindi prima avevamo Android 13 con Divest, qui adesso abbiamo Android 14. Ok? Ok. E ci dice ok, benvenuti, anche qui un attimo skippiamo, perché non è che ci interessi troppo adesso. Ok. Ok. Italiano supportato. Sì. Io ti dico, adesso vado in inglese perché sto prima. Sì. Però in realtà c'è l'italiano e c'è addirittura anche il friulano, se non sbaglio, se uno vuole. Ok, va bene, mi piace. E come abbiamo visto, nel caso del OnePlus è veramente facilissimo. Non abbiamo fatto nulla di che, uno semplicemente può anche, tra virgolette, copiare e incollare senza neanche sapere cosa sta facendo. È difficile secondo me sbagliarsi, sempre buona cosa leggere molto attentamente, però nel senso è molto semplice. Anche qui attivo un attimo le bug USB e giusto per far vedere che infatti adesso abbiamo Android 14, che è la versione quella nuova, quindi non c'è più Android 13 che era quello precedente. Ok, anche qui andiamo sempre nel sistema e vediamo che ok, nonostante io abiliti il debug, non vedo ancora quella voce, insomma, del flag che ci interessa.
perché capisco che non c'è? Perché se io adesso cercassi, che ne so, DSO, vediamo, scendo da qua magari, lui me lo porta e me lo evidenzia, quindi so per forza che c'è. Non è presente questa voce, è un po' una rottura, quindi magari a volte può dare qualche problema, oppure se io non ho ancora sbloccato il bootloader, non posso sbloccarlo finché non do quel flag. Mi devo aggiornare il dispositivo. Le uniche soluzioni, tra virgolette, tamponamenti che si trovano online è aggiorna, riavvia, magari resetta e connettilo alla rete e appare dopo magari. Di solito a me è capitato su Motorola e semplicemente con un aggiornamento è apparso il flag, nessun problema. A un mio amico ci sono voluti 3 giorni. Io ho provato a cercare online per capire da cosa fosse dovuto, ma non ho capito, onestamente non c'è molta documentazione, quindi non saprei neanche dirvi perché. È una cosa che ho visto solo sui telefoni recenti, cioè non ho mai visto sui vecchi telefoni, questa cosa è la prima volta che mi capita. Non so se è un bug o qualcosa legato alle versioni nuove di Android, quello non lo so. Comunque, ok, si è rimpicciolito, non so perché, va bene. Vediamo un attimo di ingrandire di nuovo, perché adesso non ti ingrandisci. Non qua magari, ma vai. Vabbè, si è tipo bloccato, ma non importa. Ok. Ok. Ok, in realtà anche con Line già abbiamo fatto, tutto torna sempre primo piano. Ok, e vi faccio un attimo vedere, non ce l'ho qui il Moto G32, ma non è un grosso problema. E un attimo gli step veloci, giusto per far vedere un altro device che è, tra virgolette, un pochino più complesso, un pochino di più passaggi rispetto al OnePlus. Quindi torniamo un attimo sulla wiki. Ma in realtà vediamo che è molto semplice, quindi sempre lista dei device. Ok, in questo caso andiamo su Motorola. E i Pixel, per esempio, sono quelli proprio più facili, ancora più semplici del OnePlus, perché come abbiamo detto sia Calyx che Grafene, loro non ti richiedono neanche i comandi, tu li colleghi, esegui il loro script che di Grafene va via browser, io clicco installa, fa tutto da solo, io non devo fare niente. Mi chiederà solo a un certo punto sei sicuro, schiaccio sì, ma a parte quello non farà assolutamente nulla. Allora vediamo ad esempio, ok, eccolo qua, giusto che ne abbiamo nominato tante volte. Vediamo che è un pochino diverso, ma neanche troppo. I file da installare sono da scaricare sono sempre qui, ma lui ci dice passo passo, a un certo punto devi flashare questo e lo scarichi qui, quindi è veramente semplice. E ci spiega anche come sbloccare il bootloader, perché lui ci, appunto, le solite raccomandazioni, quindi di abilitare il debug USB, di installare ADB e Fastboot sul proprio computer, cose che abbiamo visto sono molto facili, di entrare in Fastboot Mode, e poi lui dice segue l'istruzione del sito Motorola per sbloccarlo. Se io lo apro, adesso giusto per farvi vedere, allora, vediamo che funziona piano piano. Ok, una cosa importante è di lasciare il sito in inglese, perché lui adesso ci proporrà, in teoria, esatto, di switchare nel sito italiano. Io ci pensavo fosse una cosa innocua, quindi gli ho sempre tante volte detto, ah sì? Il problema è che switchando nel sito italiano, dopo un certo punto ci chiede di inserire un codice, ma quella pagina non esiste in italiano, e quindi bisogna mantenere in inglese, perché altrimenti la pagina non c'è e non posso andare avanti. Io ci ho perso un sacco di tempo quando ho scoperto che era in inglese, vabbè. Che, quindi consiglio, lasciamola in inglese, non switchare in italiano, perché altrimenti se io vado in fondo, mi pare qui, o a un certo punto non c'è la pagina e quindi non carica nulla e non posso andare avanti.
Semplicemente qui ci dice attenzione, guarda che il tuo device può essere compromesso se sblocchi il bootloader, perdi la garanzia, verrà cancellato tutto, sei sicuro? Sì. Ok, ci vuole un po'. Ok, vabbè, mi ero dimenticato. Bisogna loggarsi, chiaramente. Una volta loggati, lui ci chiederà di lanciare un comando. Tanto qua possiamo compilare questa roba. Lanciare un comando, fastboot, non mi ricordo. Vabbè, comunque un comando fastboot che lui ci dice di copiare e incollare. Questo qui, genererà un codice che andrà copiato e inviato a Motorola tramite una form e alla propria account mail, verrà scritto un codice. Quel codice lì deve essere copiato e incollato e eseguito nell'altro comando che loro dicono, quindi che sarà tipo fastboot, o mallock codice, mi pare. Invio e si sblocca il bootloader. Non è complesso, però richiede quei due o tre passaggini in più che insomma bisogna stare lì un attimo, copiare e incollare il codice, qualcosina in più, ma nulla di drammatico. In realtà poi vediamo che fatto questo, quindi sbloccato il bootloader come abbiamo visto, ne procediamo con lo step successivo. Ecco, in questo caso lui ci dice di scaricare le immagini vendor boot di TBO e di flasharle. Ok? Basta semplicemente copiare i comandi, scaricare e poi insomma proseguiamo, flashiamo, siamo in recovery, quindi ci rientra il recovery, cioè oddio no, flashiamo la recovery, entriamo in recovery e qui è importante, lui ci dice di scaricare questo zip, copy partitions, e di flasharlo, perché lui qui ce lo spiega anche in realtà abbastanza bene, ci dice che questi device hanno due partizioni, A e B, che devono essere consistenti, quindi devono essere uguali, altrimenti le cose non funzionano. E quindi questo file qui si occupa di fare tutto lui, non dobbiamo fare assolutamente nulla se non eseguire questo comando qua. Quindi anche qui semplice semplice, ed è questo qui diciamo il passaggino in più. E poi come abbiamo visto prima, flashiamo lo zip di Lineage, come ci dice qua, stessa cosa di prima, è uguale a prima, ci chiederà se vogliamo flashare Google Apps, se sì no, e fine, semplicemente poi si riavvia e funziona. C'è qualcosina in più, ma non è così complicato. Abbiamo visto che in realtà è abbastanza semplice. Ok, io poi volevo farvi vedere anche come installare Linux su il device. Quindi facciamo così, torniamo indietro e papà mi fa messa sulla P, non mi ricordo. Ok. Sì. Allora, esistono diverse, chiamiamole, distribuzioni Linux per telefoni. Io ho scelto il OnePlus, l'ho comprato proprio per usare Linux sul telefono. Perché? Perché come vediamo da questa infografica qui, vediamo questa tabella, è uno dei device recenti più supportati. Se io vado sul sito di PostMarketOS, vediamo, no, non da qui, ma mi pare da qua. Allora, PostMarketOS è una delle tante distro Linux che esistono per smartphone. È basata su Alpine, quindi non ha apt update, ma usa pkg come packet manager, ma per il resto, insomma, non è molto diversa. E non solo in buono stile Linux esistono tante distribuzioni, che dopo le vediamo, ma esistono anche tanti desktop environment. Infatti, se io vado qui, vediamo che qui in questa pagina ho tutti i device che sono supportati, alcuni Chromebook, io per esempio ho un Chromebook dove ci ho installato PostMarket, c'è anche l'Asus MemoPad comunque, c'è il Fairphone, oppure c'è alcuni device, la maggior parte non è che sono tutti recentissimi, penso che uno dei più nuovi sia Fairphone 4, e poi insomma bisogna guardare in realtà, però c'è comunque anche dei Xiaomi, ci sono dei diversi device. Perché ho scelto OnePlus? Perché appunto, come abbiamo visto, se non sbaglio, non qui, ma adesso lo proviamo, vediamo se è qua, o qui forse, no, qua, non ricordo. C'è una tabella ripilogativa, che ci fa vedere cosa funziona e cosa no. Perché, esatto, qui, adesso appena la carica. Vediamo, magari facendo un attimo così. No, è stata una buona idea, vero? Ok.
lui ci fa vedere cosa funziona e cosa no, mettendo una Y sul verde, che quindi è anche molto visibile. Il OnePlus, che è 6, che è questo qui, insieme anche a OnePlus 8T, che è il suo fratello un po' più, adesso non mi ricordo cosa avesse in più, forse un po' più di RAM, un processore leggermente più potente, ma cambia poco, ha praticamente tutto che è supportato, a parte la camera che funziona parzialmente, il GPS, cioè oddio, la camera secondo lui ancora non funziona, però in realtà funziona adesso, perché è ormai leggermente vecchio, GPS parzialmente, il resto bene o male funziona tutto. E io ho provato a fare chiamate, mandare messaggi, andare su internet, funziona senza problemi. Anche a fare le foto, la qualità non è eccelsa, però, però funziona. Quindi per questo motivo qui io l'ho scelto, e perché mi costava poco. In realtà qui vediamo ci sono diversi device. Facciamo un attimo così, ok. Allora. C'è un mercato per dell'usato? Allora, ci sono vari siti. Io il OnePlus L l'ho preso su subito.it da un privato perché mi costava, l'ho pagato 60 euro, una roba del genere. Se no c'è tipo Refurbished, mi pare, o al Black Market, forse c'è qualcosina, dove loro ti danno anche la garanzia. Io non l'ho mai comprato, quindi non saprei dirti. Però so di gente che si è trovata bene. E, ok. Post Market, diversamente da altre distro che vediamo dopo, è in stile, tra virgolette, Debian, nel senso che tutti i driver che vengono usati sono liberi. E quindi è per quello che qualcosina potrebbe non funzionare, perché non vengono usati i driver del produttore, del vendor, ma sono usati dei driver iscritti a loro. E quindi è per quello che non supporta mille miliardi di device, è per quello che magari, non so, la camera non funziona, qualcosina potrebbe non andare. Abbiamo visto prima che se io vado qui, scusate, appunto, scegliendo il device, nel mio caso il OnePlus 6, che, boh, da qualche parte qua, facciamo Ctrl+F, eccolo qui, posso scaricare la versione stable o l'unstable edge. Quando io clicco lì, mi propone questo. Dice GNOME Mobile, FOSH, Plasma Mobile o Sway. GNOME Mobile è quello che installiamo, non che ho scaricato, perché è quello che a me piace di più, graficamente, ha discrete funzioni ed è molto stabile. FOSH è quello più l'interfaccia più antica, diciamo, che esiste da più tempo, è stabilissima, però è molto molto minima, le tante cose non esistono, non ha tante funzionalità che mai siamo abituati. Plasma, appunto KDE, è, quando l'ho provata io, ha un sacco di funzionalità, i widget, tantissime cose che noi usiamo su Android, però è super buggata e quindi crasha molto spesso. Sway è molto figo, perché è tipo i3, quindi è un window manager su desktop. Qui usa tutte gesture, scorciatoie tramite dito per fare tutte le cose. È molto molto interessante. Il problema di queste cose qui, di Linux, diciamo, sul mobile, non è tanto il funzionamento, perché GNOME funziona molto bene. Il problema sono le app. Perché il browser funziona, magari Telegram, però la versione desktop prima può essere un po' piccola, un po' scomoda. Però comunque è un inizio e sta migliorando decisamente. Giusto per vedere un attimo le altre distribuzioni che esistono, un'altra famosa è Droidian, che usa un approccio diverso in realtà rispetto a Postmarket. Tramite un progetto che si chiama Allium, se non erro, vengono usati per interfacciarsi con l'hardware del device i driver del produttore, quindi funziona tutto. È un approccio diverso che può piacere o meno, però è un'alternativa che esiste, insomma. E nel caso OnePlus 6 non è ufficialmente supportato, ma c'è la versione community che io ho provato, funziona benissimo, funziona tutto, lettore di impronte, fotocamera, tutto, mentre ad esempio in Post Market il lettore di impronte non funzionava. Questa qui l'interfaccia, usa solo l'interfaccia FOSH, mi pare, che quindi è stile GNOME molto molto minimale, però carina, insomma. Interessante che Linux tramite WayDroid, quindi tramite dei container, supporta anche l'app Android. E qui sulla documentazione di Droidian è spiegato bene bene come, che comandi lanciare, come eseguire i container, come mappare le cartelle tra container e host per condividere i file. E quindi è possibile che le app Android abbiano una cartella in comune con Linux per condividersi, non so, vedere i PDF o cose del genere. Quindi è possibile anche installare le app. Io ho provato ad esempio Telegram e funziona, ho anche tipo Firefox Mobile, Android, e funziona anche quello senza problemi.
Un'altra distribuzione che usa un approccio simile a Droidia, quindi usa Ali, un parente facciasse con l'hardware, è Ubuntu Touch, che funziona in questo qua molto bene. E anche qui vediamo che in realtà qui ti spiegano come installarlo, c'è anche il loro installer che è grafico, quindi è molto molto semplice da installare. Ovviamente bisogna sbloccare il bootloader se non funziona. Qui c'è scritto tutto quello che funziona o che funziona parzialmente, ad esempio qui c'è il dual SIM, funziona SNI, se no bene o male in realtà funziona quasi tutto a parte il toro di impronte. Posso collegarlo, diciamo, a un monitor E allora, quando è uscito Ubuntu Touch era la sua killer feature, diciamo, era proprio questa. Io non ho mai provato in realtà in questo caso. So che con Linux tipo Postmarket o Mobian, eccetera, questa cosa qui funziona. E quindi tu puoi il tuo telefono, lo colleghi a un monitor esterno e non mi ricordo adesso la funzione si chiama Converge o qualcosa del genere, non mi ricordo. E appunto si trasforma, diciamo, in un desktop tipo. Nel caso di Ubuntu penso di sì, però non saprei dirti perché non l'ho usato. L'ultima in realtà che esiste, giusto per la carrellata, poi la installiamo, è Mobian, che come da nome deriva da Debian e usa un approccio come Postmarket, quindi i driver sono liberi e quindi può essere che qualcosa non funzioni e supporta pochissimi device, tra cui OnePlus 6. Ok, se noi andiamo nella wiki, la wiki di Postmarket ci spiega passo passo come installarlo, come sbloccarlo, eccetera, eccetera. È meno, secondo me, chiara rispetto a quella di Lineage. Quella di Lineage è passaggio per passaggio. Qui ogni tanto salta qualcosa, lo dà un po' per scontato, secondo me. Richiede un pochino di più di conoscenze, ma non è neanche lì molto complesso. Ok, io ho le immagini già scaricate, come ho visto la versione GNOME, dove... Vedo che c'è un comando di fastboot per fare l'unlock. Sì, esatto, perché lui qui ti dice Quindi questo disblocco. sistema lo fa. Cioè Lui ti fare uno dice sbloccaggio no, tramite telecomando. sì, lui ti dice no, lui ti dice prima di installare Postmarket OS devi sbloccare il bootloader. Per sbloccare il bootloader devi lanciare questo comando. Noi non lo facciamo perché l'abbiamo già sbloccato, quindi non ci interessa questa cosa e possiamo andare avanti. Non usiamo le immagini già insomma, da scaricare, queste qui, e in realtà i comandi, come abbiamo visto, sono questi tre, quindi non è neanche molto complesso. L'unica cosa che bisogna stare un po' attenti è di flashare entrambe gli slot, quindi A e B, ma vediamo che non è molto complicato. Quindi dobbiamo avviare in fast boot mode, che in realtà adesso vediamo se funziona. No, ok, cosa ho abilitato il debug, non mi ricordo. Ok, proviamo a toglierlo. Ok. Quindi adesso me viene riconosciuto. Quindi io posso dare il comando. E si riavvierà in fast boot mode. Che in realtà magari sia più semplice di cliccare nel multitasking. Ok, quindi sempre buona pratica, insomma, verificare che funzioni tutto e che il dispositivo venga riconosciuto. In questo caso non sappiamo, cioè, o ce lo ricordiamo, come facciamo a sapere in che slot siamo? Li impostiamo noi, quindi è fast boot. Esatto, in questo caso siamo sullo slot A. Siamo sullo slot A e semplicemente possiamo eseguire questi comandi qui. Quindi, ops. Fatto, poi adesso, vabbè. E lui ci dice, insomma, attenzione nel primo comando qui di flashare nella partizione di boot il file che finisce in boot img, che magari è anche scontato, però è sempre buona pratica dirlo. Adesso facciamo un po' così. Ah, e una cosa sì che mi sono dimenticato,
è che quando io scarico diciamo, il sistema operativo e lui mi scarica uno zip, devo prima dezipparlo e poi posso lanciare comandi, altrimenti sì, non funziona. Questo qui è esatto, è il file giusto, quindi uno controlla il comando, fast boot, flash boot, poi che finisce con codice del device, che è questo qua, e bootmg, diamo invio, fatto. E adesso flashiamo la partizione di user data. Sì, vediamo se ce l'ho già. Ok, che è questa che è giusta, sì. Ok, qui ci vuole un pochino, anche qui non è proprio velocissimo, e poi semplicemente con freccia su eseguiamo i stessi comandi nella partizione B. E perché per la consistenza, sì, la domanda è perché bisogna farlo su entrambe le partizioni. Allora, leggendo nella wiki, qui, adesso non mi ricordo dove, ma magari dopo lo troviamo, c'è scritto che nei device più recenti, quindi quelli che sono usciti con Android 10 superiore, che supportano pienamente il Dynamic System Update, tu volendo puoi flashare su uno slot Linux e nell'altro mantenere Android e quindi coesistono. Io ti dico, non l'ho provato, proverò quando ho tempo, ma dovrebbe funzionare. E nel caso di questo OnePlus che non supporta questa cosa, io ho visto che non funziona, quindi tu lo flash entrambe le partite per consistenza, altrimenti non va. Questa cosa qui loro non la dicono in realtà. Se tu vai sulla wiki di Mobian, che è un po' più chiara secondo me, c'è proprio specificato: attenzione, farlo su entrambe le partizioni. Poi non è proprio spiegato perché, ti dicono fallo, quindi facciamolo. Ok, quindi fatto anche questo. Se adesso riavviassi, non funzionerebbe nulla. Ok, andiamo sulla B. Adesso ci metto un pochino, ma funziona. E teoricamente, se non sbaglio, per far coesistere insomma Linux e Android, non devo cancellare la partizione DTBO che contiene appunto sono cose messe dal produttore per interfacciarsi con l'hardware. Io più di questo non saprei dirvi. Ok, ci vuole un attimo. Ok, fatto. E semplicemente freccia su e basta eseguire i comandi. Prima la partizione di boot. Fatto. L'altra, che è questa. Ah, anche le lì, sì, boh, ma non cambia molto in realtà. Se non funziona, esattamente come mi è stato fatto notare, mi sono dimenticato un comando, che era le RIS. In teoria dovrebbe andare lo stesso. Però se non funziona sappiamo, basta rientrare qui, riflashare le cose, funziona senza problemi. Si può provare, sì. Adesso non so dirti se loro te lo danno in ordine e devi seguire l'ordine, quello non saprei, però per provare non costa nulla, quindi si può provare e vediamo se funziona. Ma anche nel caso non funzionasse, appunto, perché magari uno per fretta, perché era distratto, il comando l'ha eseguito male, eccetera, non succede niente. Si riavvia, si entra in modalità di fast boot e si ripete la procedura. Sì. Poi sai che se adesso io avvio e non funziona, lo ritorno direttamente in fast boot, quindi è già pronto per flashare tutto, insomma. Ok. Quasi finito. Ok, proviamo giusto per. Papà, dove l'ho messo? Qui sto prima. Ok. Allora, io ho provato a cercare online, giusto per capire anch'io, non è spiegato benissimo. Ho messo qualcosa nelle slide, però non so, è molto fumoso quello che ho trovato. Dicono sono componenti utilizzati dai produttori per interfacciarsi meglio con l'hardware. Più di questo non saprei dirti, onestamente. Ok,
Lui ha finito e semplicemente. Ma anche metti caso che adesso non funzionasse, non è un grosso problema, riavviamolo, rifacciamo. Poi qui non è. Ok, vediamo che sta partendo, è partito, che lui parte, ci mette un po', quindi ci vuole un pochino. Ok, resize il file system. Ok. E in teoria dovrebbe avviarsi. Altrimenti, appunto, basta ripetere la procedura, non è nessun tipo di problema. Ok, in realtà ha funzionato. E così abbiamo Linux. Ok, grazie. Vabbè. E qui, boh, in realtà è il telefono che abbiamo visto al primo talk, non è che c'è molto da vedere, nel senso che è semplicemente questo qui, no, giusto per vedere, vediamo se, che ne so, LS, non so, è proprio un, è proprio, esatto, allora, vediamo se riesco a scrivere, giusto, hai ragione, grazie. Senti una cosa, dista quadrata. E sai che questo è basato su Alpine, quindi fare APK add e il programma. Però sì, funziona. Adesso non so se è connesso alla rete, ma non importa. Vediamo se riesco. E allora, questo ovviamente è ARM, però sai che per esempio c'è il repository di Alpine. Tutte le applicazioni che lo utilizzano funzionano, tipo Telegram, cose così. È sempre consigliato, cioè consigliato in realtà, funzionano molto bene i Flatpak in questo caso. Sono containerizzati, no, pesano un po' di più perché hanno tutte le dipendenze, perché sono dei container, sono una sorta di sandbox più che un Ma i container. repository sono già Repository di Flatpak, inseriti? No, anche quelli quelli di Alpine, sì. Di Flatpak inserisci tu, in questo caso qui. Se tu usi Droidian, sono già inseriti, quindi tu semplicemente li usi e usi lo store, cioè nel senso puoi installarli da riga di comando, mai facendo script, quello che vuoi, mai di SSH, eccetera, perché scrivere a mano può essere così un po' complesso, oppure usi lo store, in questo caso vabbè, non c'è, non ho la rete, quindi non funziona. L'unica cosa che ho notato è che lo store è un pochino più lentino rispetto a installarsi via terminale. E niente, in realtà questo qui appunto abbiamo visto è post market. Funziona anche se ci Non ho provato, non saprei dirti perché quello usa ADB, quindi funziona su Android. In questo caso qui credo di no, perché non ha ADB, questo è proprio Linux, quindi in realtà dovresti usare tipo altri software proprio, cioè per dirti che ne so, Rust Desk, proprio non so, cose del genere, tipo software di controllo remoto, cose del genere. Qual è il problema? Ad esempio, Firefox funziona, ma è Firefox desktop. Quindi, boh, il primo avvio è sempre un attimo, poi in realtà è anche veloce. Infatti, magari ovviamente adesso che smentisce. Perché comunque sono tutte versioni un po' di test, eccetera, eccetera. Ok, infatti è crashato, ma non importa. Esistono degli script su GitHub che ti trasformano tra l'interfaccia di Firefox, per esempio, in un'interfaccia che è simile a quella su Android, quindi te lo rendono molto più semplice da usare. Probabilmente questa è la versione buggata perché l'ho usato e funzionava bene, cioè io l'ho usato tante volte, quindi non è un grosso problema. È sempre il problema che mancano applicazioni. Sostanzialmente quello, dipende uno che compromessi vuole fare, messaggi, chiamate, eccetera, funzionano. L'esperienza è un po' limitata, però magari sai piano piano. È comunque una cosa che funziona, abbiamo visto, insomma, senza problemi. E fare Python, volendo, te lo puoi installare, sì. Sì, fondamentalmente questo qui è un computer, cioè nel senso hai tutto quello che fai, hardware permettendo, potenza permettendo, su un PC con Linux lo fai anche qua. Ovviamente magari i comandi saranno diversi, perché, che ne so, sono abituato a usare Debian e derivate, usa certi comandi, quindi usi degli altri, però in realtà,
Puoi usare anche Ubuntu. Se tu vuoi usare dei comandi che siano più familiari a Debian derivato, usi Ubuntu Touch o usi Mobian o usi Droidian, perché sono tutte e due basate su Debian. Ubuntu Touch è sì Linux, ma è una versione castrata, quindi per esempio Flatpak non funziona, non li puoi installare, altre cose non vanno. È una versione, diciamo, un po' castrata, fatta, diciamo, proprio per telefoni, mentre queste qui, come Postmarket, Mobian, eccetera, sono proprio Linux. Quindi consigli Mobian. Bah, oddio, dipende cosa devi fare. Allora, uno, Postmarket supporta molti più device. Mobian, che magari te lo faccio vedere anche da qua, giusto come ultima cosa. Mobian, Linux. Le app sono le stesse, perché sono le app Linux. E tutte e tre supportano anche WayDroid, quindi tramite Sandbox le app Android volendo. Essendo ARM e tutto quello che funziona su Raspberry Sì, tutto. E cosa consiglio io? Dipende, perché per esempio Mobian, magari uno può piacere la filosofia, però supporta pochissimi device. Droidian, anche quello ne supporta veramente pochi. Se io vado adesso qui su da un Mobian blog, download, adesso non mi ricordo. Esatto, vedi che supporta come telefoni classici, a parte il Pinephone, che però devi avercelo, o il Librem 5, supporta i device con processore Snapdragon 845 o questo credo sia il 722 Plus o qualcosa del genere, non lo so. Per esempio, il OnePlus 6 ha questo, quindi funziona, ma non esistono altri telefoni, quindi o hai uno che ha questo processore o non lo puoi installare. Droidian abbiamo visto che non è che supporta tantissimo. Postmarket quello supporta di più, però anche qui dipende cosa funziona e cosa no. Io non so quanto lo consiglierei di usarlo tutti i giorni, a meno che uno non debba solo telefonare. Dipende, se uno vuole sperimentare, giocare, divertirsi un po', è carina come cosa, è interessante. Io l'ho preso appunto per fare esperimenti, per vedere che livello siamo, come funziona, eccetera, eccetera. Ok. Io in realtà, allora, pensavo di fare più tardi. Vediamo se avevo altro da aggiungere. Ah, ok. Ok, non so se ci sono domande o curiosità o Sì, qualcosa. Sì, vai. e tu come avvi ma mi sembrava che ci fosse anche Indium, cioè Samsung, Esatto. c'era solo Samsung. Eind Mal, se si pronuncia giusto, non lo so. È un tool come ha detto Roberto, giusto? Per i Samsung. Io non avendo, a parte il primo telefono, ma si parla di una vita fa, mai avuto Samsung, non l'ho mai usato, quindi non so dirti. Volevo chiederti, tra tutti i test, le prove che hai fatto, eccetera, c'è stato un qualcosa che hai avuto grosse difficoltà a venirne fuori? Allora, in realtà sì. Sì, giusto, grazie. La domanda è se nelle prove che ho fatto ho mai avuto problemi o difficoltà a venirne fuori. In realtà sì, diciamo due in realtà. Uno era anni fa, non mi ricordo quando, con uno Xiaomi qualcosa, non mi ricordo, vecchio vecchio, si parla di anni fa, che ho avuto un po' di problemi e non mi ricordo che problemi e come sono stato a risolverlo. L'altro problema in realtà l'ho avuto ieri. Quindi proprio prima di oggi, classico, perché avevo fatto un po' di prove per verificare appunto che eri qui preparato, che funziona tutto, che dici bon. Però, come dicevo prima, non apparendomi il flag di conferma di sblocco del bootloader, non riuscivo a riflashare Lineage. Quindi ho dovuto fare il giro tramite Divest, passare a Lineage, per poi andare a Linux e fare questo giro qua. Quindi lì sì mi ha dato un po' fastidio, però in realtà appunto bastava diciamo aspettare che comparisse questo flag, ma non avevo tempo perché mi serviva per stasera, quindi sì. Mai capitato che si piantasse l'interoperabilità, cioè per esempio con il display, il touch non ti funzionasse o okay. Ah, ok, la domanda è se mi sia mai capitato che il touch non funzionasse o problemi hardware, giusto? Ok, no. Non ho mai avuto di questi problemi, sia con ROM ufficiale tipo Lineage, che appunto ha come politica quella che funziona tutto, se no non viene rilasciato, viene mantenuto, neanche con ROM di terze parti, Aya no Official o cose del genere. Ecco. Grazie.
Ah, sì, la domanda è, diciamo, come funziona WayDroid, giusto? Ok. Allora, in realtà WayDroid lo puoi installare anche sul tuo computer Linux, puoi installarlo dove vuoi. Allora, a memoria non mi ricordo come si installa, ovviamente, cioè WayDroid. Allora, e con Droidian mi pare, non vorrei sbagliarmi, che sia già preinstallato, quindi tu ce l'hai già. E anche con Ubuntu Touch è un'app, cioè loro ti preinstallano questa app che tu clicchi e fa tutto lui. Se tu usi Postmarket o Mobian, se la vuoi te ne installi tu. Comunque è questo. Adesso vediamo. Ci vuole un po' di pazienza, insomma, adesso che carica. La documentazione è fatta veramente veramente bene. Io mi sono trovato molto bene con la loro wiki. E vediamo. Ah, installe qua davanti. Usa un compiler, quindi come requisito dovrei installare Docker, E non mi pare che usi Docker, sai? Adesso lo vediamo in realtà. Pa, pa, pa. Install, vediamo. Se clicca. Ah, ok. E credo che funzioni più una sorta tipo di Flatpak, cioè una sorta di sandbox. Allora, ok, esatto. Per esempio, se io volessi installarla su, nel caso, è sparito. Vabbè. Torniamo qui. Allora, piano, ok, di Postmarket, lui mi dice appunto che la documentazione è qui, poi come vediamo c'è anche Mobian, oppure ci sono le altre distro. Ah, forse ho cliccato quello sbagliato, vabbè, non importa. Cosa che mi ha aperto? Ah, ok, perché mi ha aperto sotto. Ok. In questo caso qui, lui ci spiega appunto, è semplicemente sudo apk add waydroid e poi avvii l'applicazione, segui un po' quello che lui ti dice e appunto avvii il servizio perché lui non usa systemd, Alpine non usa systemd e semplicemente appunto ci sono i vari comandi, se lo vuoi con la UI a tutto schermo, semplicemente uno legge la wiki e è fatta anche questa bene. Lui mi pare, adesso vediamo, qua. Potresti installare Android Sì, tu e a puoi. quello puoi installare tutte le altre app. Sì, tu. Allora, in realtà, cos'è che fa questa. Allora, WayDroid ti installa proprio Lineage, cioè tu hai Lineage sotto, però vedi solo le applicazioni, quindi tu hai. Puoi installare quello che vuoi. Dovrebbe essere basato su Android 11, se non ricordo male. Qui ti dice appunto alla voce come si installa e si eseguono applicazioni Android. Vediamo se riusciamo a farlo magari un po' più grande. Ok, esatto, con questo comando qua, Waydroid app install e il tuo apk. In quasi ti scarichi dal browser l'apk di Fdroid, per esempio, e poi da lì installi tutto, semplicemente apri Fdroid, installi e le applicazioni. Le trovi direttamente nella home page di Linux. Così a vederlo non noti differenze se è di Linux, se è un'applicazione nativa oppure è un'applicazione emulata, diciamo, containerizzata, emulata. Sì, le vedi come icone normali. L'unica cosa è che all'avvio ci mette qualcosina in più, però si avvia, una volta avviato il container non c'è differenza tra usare un'applicazione nativa o un'applicazione Android Container. In realtà è abbastanza semplice, diciamo che per lanciare i comandi è molto più comodo se vai via SSH, secondo me. In questo caso, se tu usi Ubuntu Touch o Droidian, è già preinstallata oppure è un'applicazione nello store. Ubuntu Touch ha uno store che si chiama, mi pare, Open Store, dove installi le applicazioni. Cioè col dito tocchi e basta, in realtà, sì, è tutto molto molto semplice.
E comunque nella wiki è spiegato veramente tutto bene, magari una volta si può anche fare. Poi non so se c'erano altre domande. Ok. Allora io in realtà adesso, quindi volevo avviarmi verso le conclusioni, vediamo se... Ok. Vediamo se qui non ho altro, vero? No, ok, OBS. Ok, allora, vabbè, la fine, non ci interessa. Tipo... Ok, allora io intanto volevo anche fare dei ringraziamenti, volevo ringraziare intanto Alan perché è stato lui, diciamo, che mi ha, in senso buono, insistito, mi ha chiesto di fare questi talk, che comunque inizialmente io ero un po' recalcitrante, ma mi sono divertito, mi è piaciuto e mi hanno dato comunque tanto perché ho imparato anche cose che non sapevo, usare strumenti che non ho mai usato. E anche lui che si è, anche se non c'è oggi, è quello che si è editato i video e quindi si è fatto un lavoraccio. E quindi volevo anche ringraziare lui e magari fargli un applauso, anche se non c'è, lui lo sente dopo. Sì, deve ancora fare questo vantaggio. Questo deve ancora farlo. E poi un altro che volevo ringraziare era Mauro, in realtà. Perché se non fosse stato per lui, io al Penelugo non ci sarei mai venuto. Ecco, perché effettivamente io, cioè, il Penelugo lo conoscevo già da diversi anni, però non ero mai partecipato più di tanto. Infatti, il martedì io non vengo quasi mai, parte vai adesso perché devo fare questa cosa. Però mai tendo più a stare per le mie. Lui è uno che mi ha portato dentro, mi ha un po' attirato, anche qui in senso buono. E quindi, se non fosse stato per lui, anch'io non sarei qui. E quindi anche per lui volevo fare un applauso, insomma, ringraziarlo. E poi l'ultimo, ovviamente, a tutti quelli che mi hanno ascoltato, hanno avuto anche la pazienza, qui di sono state, tutte le cose, insomma, di ascoltarmi e di vedere le cose, che magari a volte poi è stato più interessante, a volte meno, le cose sempre migliorabili, però insomma grazie a quelli che mi hanno ascoltato, mi hanno seguito, sono venuti qui, insomma, grazie. Un applauso per la